Salvatore Gerone, nuovo responsabile del settore. Toglio. Che vi parlerà appunto della Pro Patria Academy, perché da quest'anno si è creata una società nella società, ma che non è diversa dalla nostra società. Adesso ve lo spiega meglio lui. Buonasera a tutti. Quando Nicolò mi chiama devo sempre presentare un progetto nuovo. L'anno scorso abbiamo presentato la mascotte ed è stato vincente. Tigrotto, Tigrotto, vieni, sali. Quest'anno un altrettanto progetto che presumo, anzi mi auguro che sia vincente. Il progetto dell'Academy, che è nato il 19 di luglio del 2022, non è nient'altro che una visione, un progetto per non insegnare solo il calcio, ma educare al calcio. Quindi non c'è nessuna differenza. Noi, lo dico ai ragazzi soprattutto del 2013-2014 che sono i diretti interessati, avremo sempre i test match importanti, faremo tornei un po' più pregiati, un po' meno pregiati, ma non è cambiato niente. Noi entreremo in campo e difenderemo i colori della Pro Patria. Forza Pro! Mi fa piacere essere stato capitano qua. Sono ancora qua, voglio dare una mano a tanti ragazzi e adesso anche tutti i ragazzi della prima squadra, che sarò più vicino anche a loro, ma sicuramente voglio stare vicino anche a tanti ragazzi, agli allenatori, per cercare di dare qualcosa di quello che ho imparato io in questi 20 anni di calcio professionistico che ho fatto. E sono emozionato, ragazzi, non riesco a parlare tanto perché... Non me l'aspettavo, mi fa veramente piacere questo amore, questo calore che sento.